Ogni azione della persona penetra fino alla sua radice più profonda, il cuore umano. Qui nascono i ricordi, i pensieri e i progetti. È il cuore quello che conta. Il di più viene dal maligno. Qual è allora questo di più di cui parla Cristo? Seguiamo il Vangelo di questa domenica. Chi trascrederà anche uno dei più piccoli dei precetti e li insegnerà agli altri? Non solo uccidere, ma chi si adira contro il fratello e che gli dice pazzo. Se hai qualcosa contro il tuo fratello e non cerchi il perdono e la riconciliazione, se non ti metti d'accordo con il tuo avversario, se guardi una donna per desiderarla, sì, sia il cuore quello che conta in questa nuova legge che Cristo è venuto ad annunciare. Il nuovo che sta nella ricerca affannosa di una fraternità sempre nuova e completa, una fraternità che Gesù antepone addirittura al rapporto e alla lode dello stesso Dio. Il nuovo che consiste nell'esprimere l'amore verso gli altri per recuperare la dignità e il rispetto delle persone. Il nuovo con un comportamento schietto e autentico, senza menzogna o distinzione, senza condizioni o compromessi. È il cuore quello che conta. Il di più viene dal maligno.